inizia qui lo specialone di Natale di Affari a Quattro Ruote Italia. Siamo su un BMW M6 e appena da poco ritirato. Stiamo facendo rally su strada. La particolarità di questa macchina, vediamo il primo che se ne accorge qual è, prima di farvela vedere all'esterno. Io lo so perché è ascappottabile, come si dice. Ecco, quindi è una BMW M6 scappottabile, praticamente inesistente, una cosa che non esiste, fatta soltanto per lui, realizzata ad arte per lui. Esiste l'M6 è questa, quindi esiste, no, ma è una versione, capito, di quelle proprio limited edition. E lo speciale di Natale sarà BMW M6 versus Lancia Y del 2003. Quindi l'elefantino, riuscirà l'elefantino a schiacciare la M Performance di M Sport, di BMW M Sport? Lo vedrete in questa puntata. Non è quel cane lì della staffa della macchina. Non si vede. Si vede? Fai uno zoom al culo. Ma è, c'è il riflesso. Hai vetri scuri che te neanche hai, lui ha vetri scuri che te ne hai. Quindi praticamente l'episodio sarà l'elefantino che schiaccerà M Sport, la BMW M Sport. Ci vediamo dopo, ve la faccio vedere fuori. Se lui non guidasse a nonno, ma guida a nonno. Comunque vedi M, vedi questo qui M proprio campo rom made Olmatello. Cambio automatico. E volante in pelle a tre razze super sport con comando al volante, sistema di navigation system Bose, tutto Cristi e Madonne, che è qui, tutto vedi, fiero. Selleria interni in pelle completa Frau. Ora mettiamo sotto questa vecchina e basta. Le riprese sono molto mosse. Sta puttana. Che si vede anche la maniera con la hacchio. Che non è una macchina, è una hacchio bianca. Smart. Esatto. Comunque vedi? Praticamente l'assetto è rigidissimo, stiamo ballando in questa maniera perché le strade di Firenze fanno schifo. E quindi stiamo ballando proprio. Però ci vediamo dopo per farvi vedere com'è la macchina esternamente. BMW M6. Quattro tubi di scarico, tarocchissimi, vedi cose. Guardate l'oggetto in questione, non ha un graffio, cerchi da 21 base, perché lui non ha voluto praticamente quelli originali M6, erano troppo tamarri, e quindi ha messo questi cerchi base, e così anche i cerchi anteriori, le pinze sono state tolte e messe pinze base invece che quelle della M, per avere una macchina più sobria. Però per il resto, vedi, non c'è un graffio, non c'è una virgola fuori posto, fari bixeno bitonali, gomme semi nuove, interni in pelle Frau come vi avevo detto, vedi? Bellissimi, la porta non fa rumore, non cigo, sì, infatti l'ho detto, vedi, gli interni in pelle Frau sono perfetti, non c'è un graffio, non c'è una cosa, trasuda ancora di umido di pelle come nel film Commando con Arnold Schwarzenegger quando il suo amico va a comprare la macchina e la ruba. Vedi anche dietro, aveva messo il seggiolino per rovinare un po' la situazione, però anche dietro gli interni sono perfetti, pulitissimi, non c'è una, vedi anche a terra lì sono inculati i tappetini, ah no, i tappetini ci sono, vedi, tappetini originali M, cose, e tutto a posto. Il bagagliaio non è una cacata, ma il bagagliaio è abbastanza capiente, capito lei il discorso, vedi, va su, non ci sono scivoli, non c'è niente, il bagagliaio vediamo che è abbastanza capiente in questa sacca qui di plastica. Potete vedere questa sacca qui, ci sta la cappottina tattica in questa sacca lì, vedi, qua ci sono tutte le istruzioni, cose per come fare il tema, è tutto elettronico, va su elettronicamente, uno, due, e qui si chiude, quindi bagagliaio abbastanza capiente, sportello e sedile destro, anche questo qui come potete vedere è perfetto. Non ha grafico, botte, cose, cazzate varie. Gli optional, tornando al discorso degli optional, sono climatizzatore automatico Bizzone, ovviamente caricatore CD, 6 CD, Bluetooth, comandi al volante, navigation system completo, aggiornato. Poi cosa c'è? Sensori ovviamente di ogni bene, di sensori di pioggia, sensori di luci, luci diurne, Bixeno, Cristi e Madonne. E nulla, qui non so come si fa ad aprire, anzi non vorrei aver fatto un danno.
alzato questa cosa, adesso non riesco ad abbassarlo. Ecco così. Vedete, c'è stata la roba dentro, cosa? E basta, poi insomma ci vediamo prossimamente con, faremo un giro con la cappotta alzata da Verita Marri. Questa qui vedi la cappotta che si può alzare elettronicamente, come da Verita Marri in pensione. E basta, quindi questa qui è la sfidante della nostra Y elefantino rossa che vedrete tra poco. Vedi, come avete visto l'operazione è molto veloce. Si alzano anche questi vetri qui, questi qui e questo dietro, il lunotto. Poi praticamente per chi ha problemi di freddo c'è anche un ricircolo di aria calda e sui riscaldabili, di modo che anche in pieno inverno come adesso potremmo andare a fare un giro e tutto senza problemi. Allora, questa è la prima cabrio, è un cabrio di categoria, di fare 4 ore d'Italia. Poi ci vorrebbe la musica di sottofondo di Scar Tissue, che però non abbiamo perché per lesione copyright. Il cielo è Vanilla Sky, finalmente possiamo vedere, alzare gli occhi al cielo. Si è scoperto sotto qui. Lui sta cercando di guidare e allo stesso tempo di messaggiare, esatto. Entriamo nel tunnel. Alla io Vice City. Radio Los Santos, siamo in GTA 5. Okay, you are now entering on Rifredi Barrio. Gangsta rapper. Siamo dei gangsta con la macchina gangsta. Gay Instagram, ovvero un gay su Instagram, vedi? Tutti vanno con gli autobus merdosi, così nessuno che in pieno novembre. Tutte, Sì, l'altra volta. Ho lanciato l'album, sto facendo. Sì, poi tu ridi delle battute e scrivi te. Che dici te? Allora, quindi questi video sono anche spunto di riflessione. Praticamente nello stesso periodo, più o meno, questo è più recente di poco, c'era gente che viaggiava in questa auto sui 100.000 euro, 110.000 euro, invece gente che viaggiava su questa auto, che sarà la sfida del video di Natale, di Affare a Quattro Ruote Italia, ovvero riuscirà l'elefantino, Y elefantino, a sconfiggere BMW M Sport? Questo è il dilemma, questo è il dilemma, vediamo se è aperta, non credo. Ecco, è chiusa, ve la faccio vedere ora aperta. Praticamente, vedi, la sfida è aperta. Guarda qua che ciccia, tutto grattato, cosa, questo qui non va via col polish. E quindi, capito? Y elefantino versus BMW M6. Questa è l'unica chiave, la chiave del regno la chiamano, perché schiaccia e non funziona, perché prima aveva i soldi per la batteria. Oh! Allora, guardate com'è dentro, guardate che condizioni. Oh, che vuoi? Ora sto facendo il video. Eccoci, guardate qua. Qui quindi praticamente adesso spelleremo tutto. Sarà molto meglio. C'è anche la radiolina. La radiolina praticamente vale più della macchina stessa. Adesso proviamo a accendere anche la radio. Va, lasciamo anche il cosino giamaicano. Quadro si accende ed entra scompressionata a base, probabilmente andrà a 3 cilindri, frizione finita, che va proprio a fondo e miracolosamente torna su. Qua ci sono i tagliandi, così, airbag, questa è la versione lux, vedete, ma è tutto coso smoccicato, guarda che schifo. Chi sarebbe da dare? Una pulitina, una scrostata qua. Ora proviamo a guidare, vediamo come va. Guarda Ganzo, c'è anche il coso per il telefonino. Allora, quindi praticamente oltre alla carrozzeria finita abbiamo il volante mangiato che dobbiamo finire di spellare, vedi questo? Dai, questo si finisce di spellare e torna perfetto. La radio funziona, penso, una radio che vale più della macchina. Non so come si accende, probabilmente qui. È bellissima, guarda. Ora qua finiamo di spellarlo e torna perfetto il volante, vedi? Con i trinciappi e la trinciappi. Infatti il mio mi si 285.000, no, in realtà ne ha 161. Guarda che ciccia. Allora praticamente stiamo lucidando questo, i fari. Guarda, lo sì, vedi, è vero, basta lucidare la carrozzeria. Sì, ma prima una lavatina gli andava data, certo, per passare. Ma io certo, volevo vedere, sì. Sta andando alla cassa, invece vedi, questo qua è quello che ancora deve essere lucidato, vedi la differenza? Anche la carrozzeria sta tornando nuova, il volante è quasi finito, dopo guarda, guarda che spettacolo. No, questo non lo...
Sì, ma allora anche questo qui bisogna lavare. Bisogna allora lavare. Si lava e dopo si lucia, no? Vai. Quindi sei, io mi vergogno. Fai anche questo. Io mi vergogno, quindi sei. Fai anche questo. No, ti ho attaccato a te. Finisco il volante, che è un buon punto, guarda che schifo. Questi sono gli unici difetti che non riusciremo a togliere, questo, queste e questo qua, ma la gente se la piglia così, oppure si sparerà forse un po' di rosso, la meglio e peggio, bombolettame. E qua invece, vediamo se riesco a farvi vedere, ho già spellato la maggior parte del volante, questo qui è quello che ne rimane, vedi, accendi. Ah, non si accende, vabbè, non importa. Praticamente funziona solo la lucina di destra, tutte le altre sono morte, ok? E qua però si vedi, ho strappato la maggior parte del volante, qua così, adesso devo finire questo e tornerà tutto così. Allora, così è come si presentava il pianale dopo, come si presenta il pianale adesso dopo una pulitura che vi faccio vedere grossolana, tutto il sudicio, guardate qua, il sudicio che abbiamo fatto, questo era tutto il sudicio che c'era nel pianale, praticamente, qua, mi ha smerdato ora. Tutto pieno di segatura e legno. E adesso vedi come si presenta. Adesso gli diamo una mega aspirata. Allora, dopo il lavaggio anni 70, stiamo passando per levare queste macchioline. La meca lucidatrice, che schizzerà, quindi vengo più lontano. Vagli leggero perché ne hai messo un chilo, per far tornare nuovo. Praticamente così vedi come si presenta adesso appena lavata. È un po' buio, non si vede niente, però sostanzialmente gli interni sono quasi tutti ripuliti, il volante è tornato seminuovo, ora non si vede nulla, ma vi garantisco che il risultato è buono. L'unica cosa sono i sedili rimasti un po' sporchi, ma per il resto va bene. Vai, fai la ruzzola veloce, vai. Fatta piano, no? Sì? Guarda quante ne ha messe. Messe un chilo, ne ha messe. Vediamo se il tetto dopo. No, il tetto non va via, però sì, prova. Il tetto praticamente sarebbe quello che avete visto prima. Mangiature di vernice così, che non andrà mai via. Qui basterebbe la bomboletta roscia, che non abbiamo. Oh, via? Dopo? T'hanno licenziato. Fuori, guarda. Punto pro. Allora, ora pro. Punto pro, vedi, qui ci hanno sfrattato dal nostro parco. O-Track deve spostare il macchinone. No, scusa, ma io sono... vengo distratto dalla macchina mia, ragazzi. Ma com'è sexy. Com'è sexy quella macchina. È vero, è il Versus Angelo BMW. Chi vincerà fra BMW M6 e Lancio Elefantino? Chi vincerà? La sfida di Pino. Ma fai finta di grattare. Non è che perché ti riprende devi far finta. Sì, ma non sta venendo via, quello è quello. Deve dare altro liquido, che è praticamente un olio di silicone che scioglie anche. Olio di struzzo, sì. Certo. Però lui ne ha messo poco e quindi non viene via, vedi? Che macchina, ragazzi, eppure nel 2003 questa era una macchina di gran classe. Sì, e c'era gente che guidava questo. No, c'era gente che andava alla Lancia e diceva io voglio comprare la Lancia Y nuova. Esatto. Capito? Vedi che oggetto era. E andavano anche sani, Via, non è vuole che... altro liquido, praticamente questo non basta, vedi che sgorate di colla. Vabbè. Un po' riasciutto, bisogna prendere un altro. Direi che è tornata come nuova, diciamo. Vai, qui. Allora, praticamente lui pensa con questo arnese di riuscire io a togliere penso. Una rientranza della carrozzeria. Io ci riesco. Abbastanza evidente, vedi? Tirando. Tirando sembra che un po' stia venendo, però è ancora questa parte qui. Avanti. Chi è? Si è chiuso il portellone da solo perché è automatico. Non sta venendo un cazzo. Che devo capire. La cazzo di ora strappa lo sportello. Devo capire. Il modo come non va fatto le cose. No, guarda, ne sta venendo un'altra sotto. Devi farlo con due. Sì, ma devi attaccarle tutte e due. Non è che devi attaccarne uno solo. Guarda, qui uno... va via. Ho capito, devo fare un po' la volta. Anche l'altro, attacca anche l'altro. Fammi un crane video. Attacca anche l'altro. Ma l'altro mi serve un cazzo. Serve perché fa una cosa uniforme. Invece così. Sto venendo un troiaio. Che c'è di prima? Ma qui è venuto fuori, vedi? Sì, ma manca qui. Manca qui. È difficile anche
Che palle. Ributtare. Vai, qui va bene, non fare più. Se no fai macello. E ora? Nel complesso meglio di prima. L'ultimo pezzettino lì, fuori, ma proprio un qua. Anche quello attacca, tutti e due li tiri fuori. Comunque non ammazzarti. Stai eccolo, facendo tirare, hai sentito? Ma sotto c'è un'altra piega, guarda. Grandissimo, venuto. Ha fatto un po'. Sotto? Quella riga sotto, la piega sotto? Quello è il graffio. No, veramente? Qui? No, questa rientranza. Qui è venuto. Qui, senti questo bozzo. Qui, questo, quest'area qui. Questa è perché veniva fuori, questa è dentro. Qui? Beh, sì, però. No, qui dovrebbe venire fuori. Vabbè, comunque stai facendo più casino che altro. Quindi non uscire. No, nisci. Vabbè dai, è meglio di così. Dai, un po'. Come ne va questo? Perché sennò non si capisce. Effetto placebo. Allora, un ping pong costante tra le parti, tra il Super Lancia e la BMW, Super Lancia BMW. Adesso questo è uno dei aggeggini cinesi che lui ha appena comprato per mettere il cellulare a bordo. Praticamente è un aggeggio che si fissa con un adesivo, un biadesivo biocomponente, uno e un magnete. Ho capisciuto. Uno va nel cellulare e uno va nella macchina, no? Sostanzialmente, vedete? Qui metterà, qui no, c'è la manopola, tipo che ne so, qui o qui, qui così, fiero, no? Qui o qui o qui, oppure qua direttamente sul volante. Poi, altre cose sono state acquistate. Questo qui è un impermeabilizzante assolutamente inutile. Vedi, plastificante impermeabilizzante, pagato 15 euro o cose del genere, della Boston T, che va spruzzato, dopo le faremo dopo al nanny, in questo tettuccio un po' va così perché ci piove, se non mi dice cosa. Allora con questo qua spruzzi tutto e si impermeabilizza. Poi, altro difetto che non avevamo notato l'altra volta, non so se si vede, qua il cambio, ecco vedi, qui è mangiato, vedi? Allora, per risolvere questo qui, cosa faremo? Lui ha comprato una tamarrissima pellicola in finto carbonio, adesivo carbonio 3D, vedi Ganzo, fa l'effetto carbonio da mettere tutto qua a coprire l'argento, tutto così. E quindi è la cosa carbonio. Poi, altro acquisto, assolutamente insensato, perché è una lampadina LED senza cambus che accenderà 10 spie lì sulla BMW. Però nonostante questo l'ha presa, non so se per gli interni, per questa qui, la plafoniera forse, allora non si accende il cambus, o se per i fari esterni, lo scopriremo solo vivendo. Allora, in teoria è così. Ecco, vediamo l'attacco del portacellulare. E dove? Ti voglio. La batteria è qua. E qua non c'è spazio per me. Quest drive. Carica batterie, lunghezza. Carica batterie perché non c'è neanche una presa USB, invece ci sarebbe dentro. Vabbè. Perché quindi, voi non avete visto, ma altra cosa ganza di questa macchina è il pilot, vedi che c'è qui, lo puoi attaccare. Una chiave USB e una scheda qui. Per la musica. E qua. Anche il telefono, guarda, c'è anche il telefono volendo. Ora voglio vedere dove cazzo lo metti. E quindi vedi, sostanzialmente lui appiccia lì per bene, Ecco. Anche perché è 3M non si stacca più. Infatti prende tutta la cosa. No, si è staccato appena messo. Non si stacca più, si è appena staccato. Finto. Attacco qui. Sì, è bella cacata lì. Cioè, lì. Dove devo andare? Così no, ti schianti. Attacchiamo qui, lui non ha il cellulare. 10 euro. Stesso autolavaggio della Y, ma spesa diversa. A proposito, e questo te lo metto anche in piede registrato, i 5 euro dell'altra volta e il resto te le sei già, cazzo, se non me lo dici le cose, no, devi dirmelo, io non me lo ricordo, ce l'ho ancora, sì, te li do. Ce allora, è colpa tua, non le dici. Te l'ho date, te non le figli, sei fava te, scusa. Non so ricordare io di notte. Guarda che cerchi, guarda che cerchi. Io ce l'ho, i soldi ce l'ho sempre. Sono pronti? Mentre dormivo, ho detto guarda che stronzo. No, io te l'ho date, te non l'hai presi, devi essere sveglio nella vita. Due. I bambini bro. Allora così praticamente tutta bianca, diventata bianca, quindi schiumosa dalla bella, Sì, infatti anche la guarda Ganza, anche è vero. Bianca, ma non mi sarebbe Ganza, è vero, vedi? Tutto un altro tipo di cosa. Lo può fare ora. Tutta schiumata.
rotta, si è rotta. Vedi? Ma quante macchine avrò passato? Allora, ho fatto la lista, non lo dà. Allora, praticamente macchina pulita, lavata sul pulito, con uno dei cosi più... dei lavaggi più cari. Qua c'è un caldo pazzesco perché viene usata acqua a 300 gradi. Ora vediamo com'è la carrozzeria per nel suo entourage. Vedi l'occhio d'angelo, fiero proprio. Vedi, non c'è proprio il minimo difetto graffio, niente. Dove sta andando non lo sappiamo. Allora, la pelle è appena stata ammorbidita, passa alla asciugatura. Noiosissime pratiche come solite. Praticamente col panno sporco sta pulendo il vetro, infatti rimarrà tutto l'alone adesso. Quindi, così. Non lavato con il lavatrice. Con omino bianco. Davvero. però l'alone rimane sempre. Praticamente è già asciutta, com'è possibile? Ah, perché le ruzzole là praticamente hanno anche un'aria calda. Hanno l'aria calda non che. Non devi spiegarla, cioè. No, perché molti idioti non lo sanno, poi scrivono i commenti, ma come mai era già asciutta? Perché sono idioti. Allora io spiego che andando avanti e indietro, la ruzzola lì c'è anche degli asciugatori di aria calda potentissima che asciugano la carrozzeria, sennò questa era tutta fradicia, gongolata, bagnata, come quando stava lì a 2 euro che non c'è l'asciugatura, rimane tutta bagnata, vedi? Allora siamo in fase di messa in moto, ci vorrà una mezz'oretta per trovare tutti i bottoni. Ha trovato, vai. R, freno a mano, levamelo. L'ho levato da un'ora. Sei sicuro fino in fondo? Però guarda cosa faccio per te anche prima di continuare. Vedi questi, me li tolgo. Ecco, bravo, tutti i miei graffi, perché il sono volante. Tutto. E mettiamo qua, vedi, nel cosino della N. Questo si chiama Portanelli Tamarri, d'Arlista. Esatto. Allora sta guidando un M6, il nostro originale, ricordiamo. Video reporter. Con le spie accese. Mac. Ora faccio subito il primo frontale. Eccoci, vediamo. Ma usciamo di qua o di là? È uguale, basta che esci vivo. Vivo sì, perché la macchina è a protezione. Vediamo poi come devi riducare. Senza il motorino. Che stessa di casa. Vai, ora puoi andare, ora puoi andare. È anche verde. Esattamente. Perché non cambia marcia? Ancora sta cambiando. Vai moderato per Benino. È già arrivato, però per lui. Ci vedo ma non credo. Stiamo andando. Non si è messa la cintura. Accesa. No, è la cintura. Vabbè, dai, stop per mettere. E dopo farà vedere questo video anche al padre. Vediamo che questa macchina fa 1 chilometro al litro. Ecco, te guarda dritto, non guardare in camera, che sennò. Esatto, sono rischiato. Ecco qui. Questa è l'ultima volta che vedrò una macchina del genere perché è troppa responsabilità. E qui stiamo girando su 25-30 mila euro di valore. Praticamente lui ha lasciato dentro, questo rumorino che sentite, ha lasciato dentro il biscotto. Ho lasciato un coso rumoroso. Dagliene Dio c'è buono! Tanto, vedi c'è i furgoni, ma te può. Passa, non ti preoccupare, sì. Tanta benzina qui l'ho messa io. Se mi dai licenza di distruggere, sì. La benzina l'ho messa io, ti attivo anche il tasto sport, guardate. No, però, è sport. Tanto, lo vedi siamo ecco nel qui. Traffico. Adesso. Sport. Siamo nel traffico, cazzo c'è. Ora c'hai 507 cavalli incazzati neri. Esatto. Freccia a sinistra. Qui è il punto critico perché è mio zio qui. No, fammi toccare le palle. Fece lo schianto. Guarda dritto. Distrusse la fiestina. E non guardare in camera. Praticamente una fiestina e lui ha pagato questa macchina come la fiestina di mio zio, soltanto che il valore. Vabbè, ma io faccio le aste, ne compro a blocchi sì, insieme alla nave, ho comprato anche la nave. Capito quello lì? Che nave ha comprato? La nave costa facere? Comprare la nave con tutta la. Con tutta la bisarca sopra. Dentro. Attenzione che non ci fanno passare. Sì, a fuoco qui, immagina che un stronzo che apre lo sportello. Scintilla, si suona a scintilla, stiamo passando davanti a scintilla. Scintilla, non posso scintilla. Suonare perché c'è questo fiducino di merda davanti. E non posso suonare. Senti il chirrombo. Aspetta, lo scarico M Performance. Per far sentire il rumore. Senti. Sento, io lo sento. Sento noi, tutte le mattine. Fermati. Scintilla! Siamo noi, siamo facendo. Occhio a questi che passano. Facciamo passare. Tocca andare a 5. Salutiamo tutti, purtroppo senza anelli perché io mi sento nudo così. Nudo e crudo. Un saluto da Mac e Salvo, dalla M6 guidata dal mio video del reporter. Senti lì, ciao. Il rumore del motore sovrastala con la voce. Allora, questo è BMW M originalissimo. Bravissimo.
adesso vediamo qual è il problema. Ah, ecco, cambiare il fanale, perché allora, lui dice sostanzialmente l'ana bagliante sinistro dà problemi. Sì, c'è lo xeno, che hanno detto cose. Che cosa che sarebbe? Quel kit. Che cosa? Tu fai il professore e poi ti riascendi a ragionare. Almeno guarda prima. C'è il discorso per farti se non li sai più. Sì, secondo te può fatti. Non sai che cosa farli, stai zitto. No, sì, quello è quello il bello. Non sapere un cazzo e. Allora vedi, questa qui è la lucina, praticamente. La ragazza fa anche l'effetto strobo, fa venire male di testa. Sotto lì così. C'è questo anabagliante che è bruciato, no? Qualcosa del genere. Quindi qui l'occhio d'angelo funziona, vedi che ganzo. Però l'anabagliante no. E quindi ora Raffo Snaffo vedrà se sarà in grado di smontare tutto il pacchetto fari e sostituire l'anabagliante. Allora, stiamo facendo il lavoro di fino. Preparazione della pellicola carbonio per il cambio che vi ho fatto vedere prima, allora, sostanzialmente. Prendiamo il phone. Ci vuole un phon professionale da officina, non è quello che si usa per asciugarsi i capelli ovviamente, ma è un phon tattico, di quelli che fanno un'area molto più calda, potentissima e focalizzata, vedi? E questo qua della Marica, Makita, non a caso un nome femminile perché il phon lo usano il don. Praticamente vedi? Vedi, è tipo un trapano, però in realtà esce aria calda da qui, da questo bucio qui. Vedi che spettacolo? Qui piglia cosa? Questo è un phon industriale. Guarda Ganzo, c'è anche il cosino per i capelli, vedi? Spettacolare. E poi si attacca, vai a attaccarlo, attaccati al cazzo. Allora, iniziata l'opera d'ingegno. Sostanzialmente si riscalda un po' dalla cazzo di cane questa pellicolina che prenderà poi la forma albanese della cosa, del pomello. Vedi, così preso la cazzo della stracazzo di cane. Sì, ma la forma deve prenderla sul pomello, non sulla tua gamba. Non so se hai capito. Chi è Raffo? Ah no, è Savino, che ha da ridire qualcosa. Vai, mettila qui, se non la metti qui è inutile. Vabbè, ma deve essere ammorbido sulla forma del cazzo qua, sennò non va bene. Guarda che cazzo, sta venendo malissimo. Dai, nemmeno mi hai fatto iniziare. Capito, certo. Tutto piagazzato. Certo, tanto ci vuole come dargli la fomma. La fomma. Allora ci vuole il trincetto. Come dargli la fomma. Insomma, no, sta venendo tu bene. Pensi che la cosa finita lì. Ma vai a pigliare te, vai. Aspetta, dagli la prima fomma. Vedi qua, sta prendendo già tutto il collo. Sì, ma va tagliato sotto, non so se hai capito. Fermi tutti, questo è uno spettacolo. Però mi sta venendo bene. Ovviamente ci vuole mezz'ora di tempo per fare l'aderenza, perché l'aderenza inganna. Però allora il lavoro finito vi farò vedere qual è il risultato finale. No, passerò più di qua e più di là, perché di qua c'è delle forme brutte. Allora, questo è il risultato finale. Vedi, un'auto molto più rimodernata. Solo che qua davanti non è malissimo, sicuramente, vediamo. No, non si vede. Vabbè, comunque, l'importante è che nel complesso vedi il cambio della distanza. Guarda che ciccia rispetto a prima. Vedi, bellissimo. Ora si alza la ruota, fa il click e sostanzialmente c'è un tappo qui, capito? Il discorso là, vedi? Quello lì va smontato. Qui, cazzo, si vede benissimo. Lui. Si sono messo sul conto, guardate malissimo. No, l'abat, la 500 abat, ricordi Maris? Ciao, la 500 abat, mettila sui sponti, mi fa più che giù i minigoni. Perché erano di plasticaccia? No, perché gli appoggio il coso sulle minigoni. Vabbè, comunque ora la cosa si replicherà, perché... E guarda se la misura delle gomme di sponti. Non mi illuminare di immenso. Qui, a lei devi dire che cazzo ce l'hai presa. Peraccioni potranno dire. Oh, fate fino il peraccio di nuovo, eh. Oh, da qui si vede bene. Tinto Brass, mi sembra. Ah, ma magari, Tinto Brass. Tinto Brass. Oh, vedi, sta infilando la mano dritto. Là, quel bucio laggiù serve per staccare praticamente il fanale. Ma la lascerai, testina. Sì. Allora, si è aggiunto anche Savino all'operazione qua di smontaggio del fanale, senza la lampadina, ricordiamo. E mentre loro stanno smontando,
Lui sta inutilmente fonando la cappotta. Inutilmente direi, perché è bagnatissimo ancora. Per, no, perché deve mettere l'impermeabilizzante. Come? Come? Se tu devi dare la pelle umida ti fa la muffa, porta via. Aspetta che sia completamente asciutta. Quindi fortunatamente ho i consigli di... Questa è la porta Caraibi, la fai asciugare. Sì, certo, fra un mese di sole, di mare, forse. Se vogliamo farla qui ce l'hai sto filo staccato, vedi che è rotto qui. Allora, e questo gli era staccato. Ah, però... c'è un circuito staccato. Come l'ho staccato? Io quando levava la lampa, che non lo avevi, non era attaccato. Allora dai, sarà questo. Però se lo attacco e funziona uguale. L'attacco e non funziona uguale, non si accende. Che è? Guarda che siluro praticamente c'è questa lampadina. Abbiamo appena concluso la seconda mano di polish plastificante. Per capotte anti-acquazzone. Anti-acquazzone. E sostanzialmente, vedi cosa fa? Questo simula questa la nuvola di Fantozzi. Non è nuvola di Fantozzi, vedi questa nuvola di fracchia. Mamma mia, tutto l'erce schifoso. Sopra. Vedi, casca le gocce, cose, però le qual è il bello? Rimane così che uno può soffiare. Vedi? Non è l'idrogeno pallini, liquido di Terminator. I pallini, vedi qua, per i tossici che comprano i pallini a 50 euro, qui possono venire e comprarsi tanti pallini a giusto prezzo. In realtà non è idrogeno liquido di Terminator, ma è acqua, è ganzissima questa cosa che abbiamo spruzzato, che avete visto ieri. Allora, siamo qui noi di Tropical Pizza a cambiare il LED, le lucine della targa per fare la maranzata e mettere le scenesate bianche. LED bianco, come questo orologio assolutamente crocco che lo trovavo nell'ovino Kinder. Devi fare un po' di... Vedi? Guarda, mi sono squartato. Sangue. Fai vedere a Notte Horror Picture Show, nello speciale di Natale. Vediamo Savino. Allora, poi da notare che Savino sta continuando a lavorare imperterrito. Sta continuando a lavorare imperterrito insieme a Raffo Snaffo. Nel fanale anteriore da mano. Praticamente sono 12 ore interrotte di lavoro. Ho telefonino. vedi stavolta hanno smontato anche la ruota proprio per accedere meglio. Hanno smontato la che si trova là. Come? C'è il pascio, ogni pochino fa le barzellette con le cose. Te che ti gabba tanto il pascio. Il guardone? Sì. Ah, che fine ha fatto? Vabbè, comunque loro hanno altre 8-9 ore di lavoro lì per cambiare il fanale, mentre qua dietro stiamo cambiando il LED. LED della luce targa, anni 90. Quello qua, vedi? Questo qui, praticamente infili qui la T10, così fiera proprio, no? La infili qui, tac. E ce n'è due, ce n'hai due, perché ce n'è due qui, eh? Vediamo come limi. Perché le stai limando? Perché la T a LED è più grossa. Sì, e non c'entra? No. Ma che cazzo dici, davvero? Davvero? E così non trai una sega. Così devi fare così. L'attività Marco giusta. Avrebbe detto no, non entra, lo buttava via. Io invece limo. Lima. Fa una limatura giusta. Intanto vediamo lo sfondo Maurizio. Peru. No? Sì, Lima sì. Ed è Vanilla Sky nello speciale di Natale di Affari a Quattro Ruote. Vediamo un Vanilla Sky bellissimo. Nel piazzale del paradiso dei rottami. Vabbè, comunque non abbiamo risolto. Sta uscendo dall'officina. E boh, sgassa un pochino. Prima sgassavo, non riprendevo, ora no. Apri il cofano. Che dimenticata? Dimenticato un utensile dentro. Prima di rompere tutto, apriamo il cofano. La chiave inglese, chi te la lascia? No, il gas, vai! Vai! Va bene, vai! 5 euro da speciale, dai! Vai! Allora, aggiornamento Monster in real time, vetri neri. Come potete vedere chiaramente da questa inquadratura è il colore bifase, cioè la differenza colore tra avanti e dietro. Questo vetro qui, lì, è nero, vedi, riflettente, mentre questo qui è un vetro di merda, normalissimamente colorato. Stessa cosa vale per il lunotto posteriore, completamente nero. L'operazione è stata fatta da un marroccino in gamba, devo dire, perché sembrano proprio neri di suo, vedi Ganzo?
Allora, per lo speciale di Natale di Raffo Schnapo, no, tutti all'acqua vera c'è il cellulare. Vedi, questa è la luminaria giusta. Per lo speciale di Natale, vedi, praticamente sono come quelle di Las Vegas, vedi che lusso. Allora, sempre per lo speciale di Natale, faremo l'apertura per festeggiare dello spumantino da 2 euro Rocca dei Forti. Vai, sboccia, sboccia, ok. No, ha preso il furgone invece che Leandro, che è Otrac, ha preso il furgone, ha fatto un danno di 10.000 euro. Questo è il tappo, vedi, che butteremo educatamente nella sporcizia. E mamma mia, il puzzo di benzina c'è oggi. E quindi oggi vai brindisino con Otrac per festeggiare il Natale e il compleanno di Raffo Schnapo, che è bello andare via. Mio, vedi? Non si sa dove. I ristoranti di classe. Mamma mia, guarda che era di cristallo, erano tutti messi a scala. Neanche il peggio neanche il peggio cracco della situazione. È uscito tutto fuori. Carlo Cracco fa queste belle screcco scrack. No, anche questo tiene. Guarda Ganzo, che lacchezza. Questo dice, dai, ma sta smerdando tutto il bancone. Bordi, manco fosse il bancone di Bo. Fare nei ristoranti di lusso. Di Bo dei Simpson. Lascio tutto fuori. Beviamo l'ultimo goccio di amaro Montenegro, che lui ha quasi finito. Con ospiti in linea. Vai, ven via, piglia il Montenegro lì, Dio caro. Mettilo su Facebook. Si mette su YouTube, lui. Oh, è Montenegro, vai, ben via. Amore, sapore vero. Guarda, guarda come scappa, perché si ha in mano. Sì. Io sono la mano. Baby. Io sono la mano. Giù, vai, mano Montenegro, bottiglia da 18 euro, comprata accanto. Oh, guarda che c'è. Mitico, a portare i documenti del pandino, ho fatto 15.000 euro di riparazione per un pandino del 2001. Pagabili con assegni scoperti. Con assegni scoperti, esatto. Bellissimo, bellissimo. No, no, davvero, guarda, c'è una bottiglia. La sala l'ha pagata accanto perché Briava Fra dice 18 euro di Montenegro. L'ha pagato accanto a quelli accanto. Quindi gli puoi chiedere qualsiasi cosa e lui è... Che lui è... stanco, c'hai jet lag anche se ha preso il treno. Lui. Esatto, esatto, esatto. Grazie, come sei. Vai, vai, alla salute. Salute. Brindisi per l'anno nuovo, Montenegro, giusto, giusto, giustissimo. Siamo qui a festeggiare il Natale. Mi raccomando, Il 24 di ma quale Range Rover? Che bella, non gli devi dar retta, tanto ormai è completamente andato. 510 cavalli di pura potenza tedesca. La Ferrari? Perché ricordiamo, la potenza è nulla senza controllo. Però è rimasta quella. Hai avuto 300.000 macchine mentre io. La potenza è nulla senza controllo, digli. Per 20 anni. Supremazia tecnologica tedesca, siamo qui a fare il video. Comunque per essere in Montenegro è la seconda bottiglia, è la seconda bottiglia che lui beve di Montenegro. No, è di Sanzo, sono fatto un di video. Ha fatto bene. Poi mi sono fatto tre limoncelli. Ha fatto bene. Poi non mi ricordo più. Ecco. Poi da lì buio totale. Male, che le sbronze bisogna ricordarsele sempre. Esatto. Oh, ti apri il locale. Vieni. Sì, perché gli è presa la nostalgia, no, di oggi, bevendo, vuole riaprire un altro sub club con tutte le ragazzine diciottenni che fanno i diciottesimi. Sì, è vero, vero. Ma ora lo riapri? Ci vengo. Qui, ma io se cerco un fondo, devo trovare un fondo. Poi fa l'associazione culturale, digli. Ti ho detto. Ti ragione ai figlioli, ma erano tutti uomini. Bravo, Frasi. C'è le figlie, sono andato, non c'era nessuno. Come, c'erano tre diciottenni, ai diciottesimi? Hai diciottesimo. Ho il telefono alla donna, non scoprire gli altarini, sennò mi rovino. Allora, praticamente è passato appena ora uno con carrozzina. Io lampeggio perché sono Briao Fradicio e sto guidando Briao un tasso alcolemico. Sto guidando un tasso alcolemico anche lui. Fatto in Montenegro. Facchiea, con un tasso alcolemico di 15. Siamo sto guidando, guarda, c'è il pullman praticamente laggiù che è stato. La tranvia. Ora a seguire il video. No, è rosso. No, ma sta a destra. E quello che fa? Che fa?
Ma ce lo fa, no, noi dobbiamo andare dritti. Praticamente sto guidando con un sì, ma è rosso, faccia di culo. Perché andati là? Ho lampeggiato uno che aveva la carrozzina, uno in carrozzina, gli ho lampeggiato perché sono ubriaco. BMW M6. No, in realtà non è vero, perché sennò poi mi fate la multa. Non è vero, però. Accendi? Capito qual è lei il discorso? E quindi, non rilevandomi il tasso alcolemia, non lo potete sapere questo. E quindi, capito qual è lei il discorso? Ora passa il tuo. E io? Te hai 0,89. Devo... 0,89? No, neanche. 89. Stiamo guidando ubriaco alla faccia della polizia municipale italiana. Ma vaffanculo. La polizia non è, non si va un cazzo. Fuck yeah, fuck yeah. Bellissima questa BMW 320. Ma non controllo l'alcolemia? Sì, addio, ci dobbiamo prendere per 15 anni. Mettilo su YouTube. Guarda, guarda, bellissimo. La tramvia nuova, bellissima. Ma visto come va forte? La vecchina, allora. Vai, il video dopo. Alla... Video... No, non suonare, perché sennò si fa la figura di merda. Praticamente il video è... attaccherà lui alle poste e cercherà di spedire un iPhone rubato. Vediamo. Sì, sì, sì. Vai. 0,89. No, neanche. 89. Stiamo guidando ubriaco alla faccia della polizia municipale italiana. Ma vaffanculo. La polizia a me non si va un cazzo. Fuck yeah, fuck yeah. BMW, bellissima questa BMW 320. Ma non controllo l'alcolemia? Sì, addio, ci dobbiamo prendere per 15 anni. Mettilo su YouTube. Guarda, guarda, bellissimo. La tramvia nuova, bellissima. Ma visto come va forte? La vecchina, allora. Vai, il video dopo. Alla... Video... No, non suonare, perché sennò si fa la figura di merda. Praticamente il video è... attaccherà lui alle poste e cercherà di spedire un iPhone rubato. Vediamo. Sì, sì, sì. Solo che lui non è in grado adesso di spedire, e vuole che io l'aiuti, ma non l'aiuterò. Perché io devo fare il video di lui in condizioni gravose che non riesce. Allora, questo è l'epilogo della serata giusta, pisciata che non riesce, dopo l'ite e l'ite di Montenegro. Questo è l'epilogo. Allora, siamo qui, ecco, qua fa. Credo che siamo qui. Siamo qui per lo speciale di Natale, al nuovo cinese di Via Baracca, per Lamborghini Gallardo, per... No, ma non è qui? Saranno accanto, stiamo cercando i Cambus per mettere il LED nella BMW M6, che adesso forse saranno qui accanto, non lo so. Ah no? No, allora mi sa che non ci sono, aveva ragione lui che diceva, ma cosa andiamo lì a fare visto che non ci sono? Allora, abbiamo provato il bancone delle lucine LED, che era nascosto rispetto alle macchine, in questo mega hyper cinese nuovo, dove si può comprare anche senza partita IVA, a differenza del servizio di Jimmy Gion di Striscia. Ah, caro, un cazzo, 1,90€, guarda queste qui, prima costavano tanto di più, ora 1,90€, c'è anche blu, la sbirro, quelle lì, vedi, blu. E poi quelle classiche che costano solo 1€, che per i disgraziati che usano quelle alogene normali, che fanno luce gialla, orribile. Allora, abbiamo appena ritirato le lampadine LED dal cinese, che è quella, sì. Quella lì è, come vedete, è quella da disgraziati. Quindi sostanzialmente lui ha cambiato trick e ballacche con il LED, però l'ha messo al contrario, quindi non si vedrà niente. Quella è una submascherina, vedi che va messa al supporto di plastica, che andrà infilato sotto la pedalina. Sotto la pedalina, ovvero qua. Sotto lì, vedi? Sto vecchiando. Entra. Ecco, vedi, funziona direttamente. Vedi? È scollata. Allora cosa si usa? La colla Bostik in offerta a 99 cents per rincollare dove che fa appoggio. La finalina di una mascherina di BMW M Performance da 300.000 euro con una super colla semplicissima, tiene pigiato. E tra un po' non flotterà più, ma l'hai messa abbastanza, non è nessuno sputino, non si vede nemmeno. Pochina, perché sennò mi asciuga. Pochina, ma se non fa contatto con l'altra superficie è inutile. Che cosa faremo con questo Gummi Funny Gum? Che sarebbe il Pongo sottomarca. Voi che non usate il cervello come me al 130% di quello che iniziate qui. Vedi che macchina, vasca da bagno numero 1. Potreste pensare che io ci faccio gli alberelli di plastichina. O il maiale, come fa vedere appunto. Pictures number 1, patch number 2, patch number 3. Vabbè dai, taglia corto, cosa devi fare? Sto cercando di aprirlo, ma a cosa servirà mai questo pungo? Questo freddo mi sta ghiacciando tutto. Servirà a fare ciò, prendi un pezzo di pungo che poi comunque, non è pungo. Tutto. Sì, costa un sacco di soldi. Sì, non è da 80 cents. Questo profumo di vagina bagnata. Peccato non c'è l'odorama. Allora, voi prendete un pezzo di pungo, come dice il ma collega, è troppo piccolo. E poi trovate
gli angoli che qua è difficile trovare. Quindi uno ha insegnato una nuova tecnica strategica che neanche Mike Brewer. Era sfuggito anche a me. Guarda. Cosa c'è? L'angolo, ah, l'angolo lì, guarda il prima, quello è il prima, ora si vedrà il dopo. Io schiaccio con una lieve pressione termodinamica che devi fare una, guarda, se non hai pulito bene farei una figura di merda in diretta, incredibile. Guarda ora, tata, che lacchezza era lì, vedi, sudito qui, lì, lì tutto pulito, perfetto, vedi? Questo lo trovate ai migliori negozi cinesi. Come quello di prima. A un prezzo. Allora, a differenza della Y, che ecco, per cui lui non ha speso un cazzo nulla, ma è proprio. È arrivato Babbo Natale in anticipo. Per la BMW M6 sono arrivati due pezzi giusti, di cui faremo. Tre. Guarda, il questo è nascosto proprio. Sa ancora di cosa. Sì, esatto, presa proprio dietro allo spaccino dietro l'angolo. E voilà. E quindi cominciamo col primo unboxing. Non hai il coltello, però porca miseria, il coltellino non ce l'hai. Sono le unghie di denti. Devi fare con le mani, con i piedi disperati. Ok, questa è la seno, sesta, quinta sesta centralina che lui ha acquistato buttando via le altre. Perché non andava bene. Allora, arrivato dalla Germania. Vediamo se riesce ad aprire il pacco Amazon Strudel. Senza perdere troppo tempo. Strudel. Direttamente from Germany, BMW M Sport Parts. Di mani show, ragazzi. Vedi, senza neanche il coltellino. Tra il pacco a Napoli. Carta. È vuoto? Carta. No, è vuoto, gli hanno tirato l'inculata. Voilà. Abbiamo anche la bomba d'Amazon. Wind Power Euro. Che sarebbe questo troiaio qua? Boh, ora vediamo. Una roba che ricordiamo, sono pezzi da 600-700 euro di valore l'uno, in media. Quindi abbiamo gli occhi d'angelo, mi sa. No, la lampadina l'Oxena nuova. Lampadina nuova, l'Oxena, guarda, bella. Regalo. Che cos'è? Un regalo. Devi aprire anche questa. A LED. Guarda, bellina, che cos'è? Un regalino LED. Ah, i guantini. I guantini che li porterai te perché Alice si brucerà le mani. Le lampadine nuove. Guarda che bellezza. Faranno proprio blu. Una luce blu, tipo blu, sbirro. Tipo sbirro, blu. Sarà bellissimo. Quando è accesa. Si getta a terra. Sì. Esatto, l'inbox. Tanto poi ci pensa a Savino, pulire. Pensa a San Savino. E quindi adesso l'unbox, vedi come Amazon ha reso tutto più semplice? Sì, perché ci sono quelli che non hanno le forbici. Esatto. Che le compro su Amazon poi. Allora, qui ci siamo. Qui abbiamo un altro. Qui un'altra centralina, per essere sicuri. No, qui abbiamo, no, che cosa gli abbiamo? Occhi d'angelo. Come gli occhi d'angelo. Ah, quindi è sempre un'altra lampadina. No, per sostituire, buttiamo a terra, ci pensa a Savino. Anche lo sputazzo da pulisci. Sì, sì. Qui ci dovrebbero essere lampadine a LED Angel Eyes. Eccola, Angel Eyes, bellissimo. Perché Angel io già Eyes. Ce l'ho gli Angel Eyes, però c'hanno se le lampadine devi originali devi la size. BMW che sono zingarose. Magari te ne compri un'altra e basta. Voilà. Eccola qui, guarda che belli gli Angel Eyes. A LED, fai vedere la cappella. Vedi che ho già il campus tutto preimpostato, vedi Ganso? Guarda che ciccia, ragazzi, questa è proprio roba di alta class. Con Altamura, Solo ad Altamura li vendono. Altamura, a posto. Siamo arrivati all'epilogo. È l'epilogo dello speciale di Natale. Siamo proprio al limite con i tempi. Oggi faremo gli ultimi lavori sul BMW M6 che avete visto l'unboxing ieri e poco fa. E adesso lui sta infilando l'M6 in garage, in officina. Dopo ci passi alla grande. Devi fare solo qualche manovra. Occhio davanti. Vedi, ce l'ha fatta con il tamburlano, catamarano. Fermo lì. Fermo lì perché dobbiamo forse mettere sul ponte al posto di questo Discovery. Senti lì l'imbardata giusta. Pinze, freni e fari, occhio d'angelo, bulbi, avete visto ieri la centralina, vedi? La centralina giusta. E avremo finito lo speciale di Natale e BMW. Guarda lì che fumo! Che cazzo sei, Fort Apache, Devono, guarda là! Tieni un po' a destra! A destra! Raffo e Gnappo! Sì, ma non è che se giri da fermo e poi te li metti dritto non è cambiato un cazzo! Vai, andava bene, vai! Vai, forza! Oh, vedi, nuovo unboxing, guarda bello! Infatti fatte sono pasticche del tuo pizzo! Fa sticche, sì, quelle cazzo! Le pasticche se le prese lui! Qui abbiamo il cavo! C'è il chivo! Il chivo! Il cavo di collegamento perché si era strappato anche questo, si era strappato. Guarda che cazzo è andato a fare. Spiegaglielo.
attacca il coltello da cucina. Ma... Ecco, che sensori deve essere tutto. Pasticchine. Anteriori e basta. Posteriori e basta. Perché posteriori e basta? Vabbè, comunque questa è l'unboxing. Abbiamo già fatte. Ah, l'hai fatto la zitta. Ma lascia fare, lui c'ha il suo metodo. Ah, vedi, ha messo il palanchino sotto. Ora quel palanchino, vedi Ganzo? Praticamente c'è il piede di là, la mano qua, sollevata. Mette questo. Se lo prendi il bullone antifusto, trocchissimo. Non te lo levi la ruota. Manfano mode. Manfano mode on. Presente con la ruota ancora montata. Tutto è tutti che la base, vedi? Sì, ho capito, ma la seconda volta perché ero lì controllato. Ok. Ultime fasi di smontaggio per urti. Vai. Ma quel tubo che c'è? Che c'è in quel tubo? Prova ad aprire. No, lui ci sta il 2000. Vabbè, comunque abbiamo smontato il paraurti per accedere bene al faro. Vedi prima lui, vedi poi vedi lei. Sì, là, vedi. Stiamo smontando il fanale. Ah, voglio gli do subito 200, via. Cazzo. Ecco, questa è la famosa centralina incriminata. Bruciata da anni. Aspetta un attimo. Cosa? Questa è quella vecchia, ora mi questa è quella vecchia. Sbagliata, piano un'altra si ride. No, perché la vedevo uguale a quella che ho comprato. La quinta che... Sì. Metti questa e si va, vai. Si fa una prova un secondo. Questa è quella bruciata, la buttata via, se non ci si confonde. Ma confondo, che l'hanno... Cazzo, si vede di buona differenza. Che cazzo fa confondo? Vedi però, uguale all'originale. Sì, sì. E ora poi dopo vediamo se funziona, almeno questa. Ma sicuramente ma funzionerà. Ma vedi la nuova macchina che abbiamo acquistato? No, quello dopo è un altro episodio. B di Bologna o di Bombolosso? Quello è un altro episodio. Adesso bisogna finire l'episodio di Natale. B di Bombolosso. Allora, ora Raffo ci ha spento le luci, però funziona? Sì. Vai. Buon. Abbiamo risolto. Abbiamo risolto il primo problema della centralina. Stiamo chiudendo. Allora, abbiamo riaperto la baracca qui. E adesso bisogna montare questa. 120. Nuova. E bisogna montare i bulbi. Un po' più della metà. Da fare. Io compro il micello. Dolo. Questo c'ho il filo e la lampadina nuova. Non ti serve più scaglia. Ci vedi stasera. Vai. Ciao Raffaello. Ciao. Ok. Inserisci la nuova. Lascia la strada vecchia per la nuova, sa quello che lascia ma non sa quello che trova. Guarda, ho trovato anche il copricappella per te. Anzi, copri tutto per te. Ora non fa sempre nulla. Sarà un po' largo. Troppo grosso. Siamo passati al fanale destro. Quindi ora qui. Guarda lì tutta l'acqua perché ha piovuto un monte. Non ci sarà bisogno di cambiare la centralina, ma è solo i bulbi. Quello lì. Dice proprio bulbo. Che sennò... dice burbero, no bulbo. Il bisbetti automato come ce l'ha in tanto. Noi. E quindi praticamente, capito? Stacca quello, vedi, fa il secondo faro e siamo a posto. Allora, praticamente questa è la parte interna del fanale. Vedi che era storto. Io nel 1980 non so. Mettendo il fanale vecchio, il bulbo nuovo. Sai. Ma quello è quello nuovo o vecchio? Nuovo. Quindi ha messo il nuovo coso, poi mette il gigino. Ma come pesano sti cazzi? Questi in capo che sono? Sì, che è la posizione, quella è la posizione. La posizione, questa 8 kg in più la macchina, se leva le posizioni. Sì, accidenti. Allora, sono passati 3/4 d'ora, ci siamo spostati sul banco del lavoro per vedere se Raffo Gnaffo riesce a infilare quel cazzo di bulbo oculare della luce. Ma... Davino, dammi la mano fino a un secondo. Hai visto? Alla fine ha ceduto. Ha ceduto e ha chiamato l'esperto elettrauto. Abbiamo montato tutte e due, vedete le luci che fanno, sono azzurrine, ora forse che non si capisce, ma dopo 4-5 ore di lavoro abbiamo fatto quasi l'alba per montare entrambi i fari.
Allora, dopo 12 ore di lavoro ininterrotto, stiamo apprestandoci a rimontare il paraurti. Paraurti con tanto di annaffio per... Allora, ti metto a te al montaggio. A catena di montaggio. Vedi, per l'annaffino, per i cosi, vedi, sto dito qui, lì, che è il tubo che serve per annaffiare il xeno, il fare xeno. Vedi, lui lo sta finendo di sistemare. La piccia? No, è tutto a posto. Questo è così. Ok, abbiamo proceduto a montare anche le pasticche freno posteriori. I fari sono stati montati, il paraurti è stato montato. E qui finisce lo speciale di Natale 2018. Con BMW versus Y. Ci vediamo al prossimo video.